Domenica 2 dicembre per la festa della Toscana si terrà una grande sfilata storica qui a Montevarchi. Come l'avete organizzata e quanti gruppi parteciperanno? Allora, l'idea di questa parata a Montevarchi viene dalla regione, naturalmente. Tradizionalmente la regione toscana organizzava la parata di tutti i gruppi storici della Toscana, della regione appunto, per come dire, festeggiare e non dimenticare che con il Lorena la Toscana è stata il primo stato a abolire la pena di morte. Quindi questa è una data che non vogliamo dimenticare e naturalmente festeggiare. E quale cosa migliore quella di festeggiare con i gruppi storici? Quindi l'organizzazione nasce da un'idea in provincia, visto come dire, restrizioni economiche dovute al periodo di crisi, la regione toscana non aveva, diciamo, accantonato questo tipo di manifestazione. Allora, a livello provinciale, a turno, diciamo, o perlomeno l'idea era così, fra i comuni, di organizzare una mini parata storica. Ci siamo mossi per primi noi a Montevarchi, invitando tutti i gruppi storici della provincia, che siamo ben 32, la provincia più numerosa di gruppi storici, nella regione più numerosa naturalmente. Quindi l'organizzazione è relativamente semplice: c'è la mattina l'arrivo dei gruppi da tutta la provincia, li mettiamo a disposizione il palazzetto per la vestizione, per tirar fuori i costumi, e organizziamo un pranzo in piazza Vittorio Veneto, naturalmente con la collaborazione dell'amministrazione comunale, e il pomeriggio grande parata sulle vie del centro, con il concentramento in Piazza Varchi finale, dove le autorità faranno un saluto per ringraziare della partecipazione e la consegna di una targa, ricordo.